Oggi aderiamo alla giornata degli extracomunitari, giornata molto importante in Italia, di solito negata, ma siamo assolutamente solidari con il fatto che i cittadini che lavorano sono tutti uguali, sono cittadini che lavorano, quindi vanno tutelati nei loro diritti, oltre che nei loro beni. Ieri molti di noi erano in via Sant'Aglia a piantare alberi, a piantare piantine aromatiche, per dire che se diciamo che vogliamo più verde in città, vogliamo anche che i cittadini siano protagonisti e non siano solo sudditi, e quindi non si lamentino, la nostra è una lista che non vuole essere solo elettorale, vuole essere una comunità di persone che migliorano la loro città. Segnaliamo, come dicevo sottovoce, il fatto che il nostro candidato della LIPU del Lido, che era stato designato dalle associazioni del Lido, Federico Antinori, non è presente in lista per puri errori burocratici, e vogliamo segnalarlo perché dobbiamo in qualche maniera farci perdonare da lui e dalle associazioni del Lido, che per motivi proprio di perdita di un foglio nei passaggi non è presente Federico Antinori del Lido, che è un'associazione importante della LIPU, ma soprattutto perché era il portavoce di quell'ordinamento del Lido che in questo momento è attivissimo a difesa della pineta, dell'ospedale al mare, dell'oasi di Caromano, insomma è una realtà sociale importantissima. Dicevo che Michele Boato non ha fatto come 2 milioni a Roma, che è andato fuori a riprendere il foglio all'ultimo. No, erano giusti 46, è stato un errore fatto proprio in fase di compilazione della lista, e per me è imperdonabile, perché oggi mi sono scusato personalmente con loro telefonando, perché ce ne siamo accorti fuori assolutamente il tempo massimo. Segnalo che la proposta più forte, secondo me, che c'è nella nostra lista, la più forte in assoluto, è la democrazia. Al di là di tutti i contenuti, che sono tutti molto veri, su barriere, fotovoltaica, eccetera, la più forte delle richieste, la più forte della battaglia che ci impegniamo a fare in Consiglio Comunale è la democrazia. In Comune di Venezia c'è un deficit pauroso di democrazia. 5.200 cittadini chiedono civilmente al sindaco di rispettare il verde di Mestre Centro in via Pio Decimo, il sindaco risponde: sapete cosa me ne faccio delle vostre firme? E sospende la frase. 12.500 cittadini chiedono un referendum per chiudere con la chimica del cloro a Marghera, invece di indirlo, il sindaco chiede un parere al Ministero degli Interni, il quale ovviamente, con o meno telefonata di suggerimento, dice: questo è un tema non di competenza del comune, e il referendum non si fa più, si fa un sondaggio postale estivo in luglio. 14.000 cittadini in questi mesi ultimi chiedono che non si autorizzi, alla regione lo chiedono, un altro inceneritore a Marghera. I tre rappresentanti del comune di Venezia nella commissione regionale votano uno a favore, uno si astiene e uno contro. La volontà dei cittadini del comune di Venezia non conta nulla, ma non conta nulla, e questa è la cosa più grave, e la settimana scorsa c'è stata una grandissima assemblea a Venezia di Italia Nostra, e questa è stata la cosa che è emersa con maggiore scandalo: il Consiglio Comunale stesso, cioè il più grande dei progetti di competenza esclusivamente comunale, sublaunare. Non stiamo parlando del MOSI, che è di competenza mista tra comune e Stato, e c'è voluto l'imbroglio della giunta Costa per farlo passare con sindaco Bettina, eccetera. Non parliamo del MOSI, parliamo della sublaunale. Bene, il sindaco la porta, il progetto lo porta a Roma, il governo, per farlo finanziare senza neppure passare, non dico discutere, ma neppure avere un parere del Consiglio Comunale. È una cosa che grida vendetta, ed è vergognoso che nessun consigliere comunale dell'attuale Consiglio Comunale, di destra, di sinistra, di centro, abbia bloccato il Consiglio Comunale finché il progetto non fosse passato di lì. Si è permesso, grazie a
l'accordo trasversale fra centrodestra e centrosinistra, ma anche grazie ai futuri accordi elettorali, sto parlando di chi era l'opposizione, ma perché poteva fare questo, Rifondazione, non l'ha fatto perché comunque si sarebbe indicato un futuro accordo. Siamo in una situazione quasi mafiosa. Cioè, quando noi diciamo che c'è l'umanità, non c'è la trasparenza in Sicilia, guardiamoci a Venezia e domandiamoci con la sublagunare, idem è stato fatto col ponte di Calatrava, dove il dibattito è stato, una volta fatto il ponte, che nome gli diamo? Ma neppure in consiglio comunale, sulla stampa, il ponte di Calatrava non è passato neanche questo per il consiglio comunale. Attenzione, faccio il terzo esempio, il tram di Mestre. Ma il consiglio comunale di Venezia ha deciso né l'itinerario né soprattutto la tecnologia. Attenzione, perché il tram di Mestre ha una tecnologia talmente sballata che è stato fermo un anno nei lavori, ricordiamoci, a Favaro, è partito e si è fermato perché non avevano neppure previsto che il peso della sua base distruggeva i sottoservizi. Hanno dovuto bloccare tutto per spostare tutti i sottocosti enormi e nessuno in Comune di Venezia ha detto nulla e nessuno paga nulla. Qui si parla del dirigente capo del PD, della CTV di allora, qui si parla del sindaco, qui si parla di... Insomma, stiamo parlando di un sistema. Ma neanche è previsto il discorso della stazione? Era previsto di distruggere il giardino della stazione, è stato bloccato da una petizione che ha detto voi siete pazzi, comunque quella cosa l'hanno salvata in tempo. Adesso abbiamo un altro palazzo. Attenzione, perché anche su questo, sul tram, i cittadini non ne sanno nulla. Chi ha deciso quella tipologia lì? Perché non si sono fatte delle filovie? Avete visto che se il tram funzionerà con i fili? Perché non si sono fatte delle semplicissime? Di chi è quella ditta che fa il tram? A chi è legato? Padova e Venezia, le uniche due città d'Italia che prendono proprio quella tecnologia lì, in coppia negli stessi giorni? Le risposte sono tutte così e non ci saranno risposte. Ma io vi posso assicurare che gli esperti trasportisti, faccio un nome e cognome, Maria Rosa Vittadini, quando ha visto il progetto del tram, ha detto questa è una pazzia. Quando ha detto vogliono andare sotto la ferrovia, ha detto questa è una pazzia. Aveva fatto il progetto di andarci sopra, di passare sopra, senza spese, un decimo delle spese che avete visto che è fermo il lavoro adesso, quindi a Cucina, proprio perché le spese, i lavori sono enormi. Ebbene, tutto questo sono tutte denunce che il Consiglio Comunale in questi anni non ha fatto nessuno. Questo è il deficit di democrazia, neppure le decisioni, ma neppure la denuncia. Prego. Posso dire due Emilio cose. Ian, candidato. Noi siamo accusati di non tenere conto dell'occupazione a Porto Marghera. I sindacalisti dicono che con le nuove fonti energetiche non si fanno assunzioni, sono assunzioni fittizie e noi diciamo sempre no a tutto, diciamo no al nucleare, diciamo no agli inceneritori. È dimostrabilissimo, ma non da noi, da un'industria norvegese che in maniera molto competitiva, ma seria, non come ha fatto alcuni industriali italiani, hanno messo in piedi una fabbrica di pannelli fotovoltaici, hanno fatturato 8 milioni di colonne norvegesi con utili di 2 milioni di colonne, portando l'occupazione da 140 dipendenti a 1.400. Quindi una fabbrica che tiene conto anche dell'ambiente, perché loro fanno i loro insegnamenti industriali dove possono usare l'acqua. Usano un sistema tutto nuovo, il FABE, quindi un sistema di produzione del sistema energetico, dando un contributo maggiore a quello che è la questione. Quindi, con una situazione come la chimica, come l'alcol, la chiusura della Sirma, con un pool di imprenditori seri, però non una cozzaglia di banditi, ma imprenditori seri, si potrebbe mettere in piedi un sito e dimostrare che le nuove energie sono anche fonte di lavoro che potrebbero durare 20 anni.